Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli allora nel loro slancio verso il bel gioco e la vittoria. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. In campo grandi noi su due maglie importanti per questo sport. Un vero piacere per gli occhi, anche per i tifosi neutrali. In un certo senso è quasi un peccato che sia soltanto un amichevole. Vorresti sempre assistere a partite di questo genere. In una stagione non si ha la fortuna di vederne tante. Resta comunque un'ottima occasione per gli allenatori di provare nuovi schemi contro avversari di alto livello. La partita è già cominciata. Gioca una palla lunga. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Gio. Gio raccoglie un passaggio dalle retrovie. Ecco la respinta del portiere. C'è un'opportunità. Diego da... è un grande riflesso qui. Siamo ancora sullo 0-0. Cerca lo spunto e trova il compagno. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Diego Tardelli. Ronaldinho. Tocco preciso. Bernard con il traversone. Si sta giocando da mezz'ora. Ronaldinho. E para ancora. Qui si è davvero superato per prendere quel pallone. Certo, la difesa dovrebbe aiutarlo un po' di più. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Diego Tardelli. Si avvicina alla porta. Avanza verso l'area. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare a fermare le azioni in ogni modo. Gol! Gol meraviglioso! Che gol pazzesco! E ha sfruttato alla grande questa occasione. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esattamente dove voleva. E il risultato si sblocca, 1-0. Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara. Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari. Ci prova! Ed ecco il gol! Ecco il gol! Sono di nuovo in parità. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Perfetta parità dunque. È incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Decide di sfruttare la fascia. Può tentare. Il portiere si oppone. Mantengono la pressione e conquistano un buon calcio d'angolo. Sbroglia la situazione. Vede la porta. Attenzione al tiro. Scambio perfetto. Primo tempo davvero interessante. Tutte e due le squadre si sono date molto da fare.
Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma non è affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. Corrono su tutti i palloni, hanno sempre il modo giusto di affrontare l'avversario e questo ha permesso loro di pareggiare. Dopo 45 minuti che ci hanno regalato una rete per squadra, l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Il risultato è ancora appeso a un filo. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Ci informano che non c'è nessuna novità nelle due formazioni. Prova a verticalizzare. Maradona. La mette in avanti. Provano a partire in velocità. Maradona. Ha la possibilità di andare verso la porta. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Tenta di scavalcare la mediana. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Suggerimento sbagliato, irraggiungibile. Prova a giocarla in profondità. L'avversario ha avuto la meglio. Diego Tardelli. Maradona. Tenta la conclusione. E c'è il gol. E adesso possono tornare a controllare il match. Era difficile fare meglio. Un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva. Ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro quanto vuole. Ha segnato e i tifosi gli tributano il giusto applauso. E passano in vantaggio. Ribaltare un risultato è una grande impresa, ma difenderlo non sarà affatto facile. Vediamo se ce la faranno. Cerca di pescare con chance e il portiere dice di no. Libera tempestivamente. Palla in avanti verso il compagno. Allarga il gioco a destra. Cerca un'azione veloce. E trova bene il compagno. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso. Non puoi pensarci troppo. Non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Palla riconquistata immediatamente. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Il direttore di gara sventola il cartellino giallo. Contrasti duri, partita sentita, combattuta. Non bisogna degenerare, però qualcuno si farà male. Gli allenatori saranno sicuramente preoccupati. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. E passa! Riceve la palla. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Pallone lungo in verticale. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. E sarà dunque il calcio d'angolo. Va di testa! Colpo di testa che si perde sul fondo. Qualche istante sarà tutto finito.
meglio in questa circolazione della palla, non hanno più tanto tempo per rimediare. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. C'è il lancio lungo. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Ha spazio sulla fascia. Riceve un po'. Conclusione. Ronaldinho. Può andare alla conclusione. Prova la conclusione. E finisce quindi la partita. Sono andati vicinissimi al pareggio, proprio alla fine. Ma non è bastato. Una grande reazione.